Buongiorno, è lunedì 21 novembre e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'edicola rassegna stampa. Iniziamo con una notizia di cronaca relativa alla città. Banditi in azione, nel mirino nota azienda ora fa di Arezzo specializzata nei diamanti. Si tratta della Diamond Import, azienda fondata dalla famiglia Cianchi, tra le più affermate nel settore, non solo nel contesto nazionale. I fatti sono tutti al vaglio della polizia che sta indagando per cercare di riannodare i fili della vicenda, che a quanto pare ha assunto anche aspetti drammatici. Infatti i banditi sembra due, entrambi armati, sono penetrati nell'abitazione del Cianchi, nella zona di Ruscello. Una volta entrati hanno sequestrato uno dei titolari, una congiunta della famiglia, per poi andare nell'azienda situata in via Marco Perennio, proprio all'angolo dove vi è un incrocio semaforico. Le notizie a questo punto sono molto frammentarie, necessitano di oggettivi riscontri da parte della squadra mobile, che è arrivata subito sul posto e continua a cercare di fare piena luce su una vicenda che porta in primo piano un'azione criminale. Dalle prime indiscrezioni potrebbe esserci un sequestro di persona a scopo di rapina e di più ne sapremo nelle prossime ore. La notizia è in aggiornamento in base alle ulteriori notizie che saranno fornite in base anche agli sviluppi delle indagini. Vediamo il Corriere della Sera adesso per iniziare la lettura dei quotidiani. Si parla soprattutto della manovra economica. Meloni, richiamo sulla manovra, è vietato sbagliare. Vietato sbagliare, caso Lega per il bonus sulle nozze in chiesa. Manovra, richiamo di Meloni ai ministri, fa discutere il bonus nozze in chiesa proposto dalla Lega. Bonaccini in campo per guidare il Partito Democratico. Niente lezioni dai regimi. Doha, Iran e Occidente, il commento di Angelo Panebianco, il quale fa riferimento anche alle proteste di molti in Occidente contro la FIFA e in definitiva contro i propri governi per avere consentito che i mondiali di calcio si svolgessero in Qatar. Ci sono delle polemiche che hanno accompagnato questa scelta per questi campionati del mondo che sono iniziati ieri. Oggi va in campo l'Iran. Per lo show di apertura del mondiale, il dialogo tra Freeman e Al-Muta, youtuber disabile, al centro, e lo vediamo in queste fotografie, la mascotte della competizione. E poi in fondo l'esultanza dell'Ecuador al primo gol realizzato in questo campionato del mondo contro la nazionale di casa. Il Qatar prova a stupire, scrive il Corriere della Sera e poi perde. Battuto dall'Ecuador dopo la cerimonia show davanti allo sceicco, via al mondiale. Lo sceicco Altani in tribuna con il numero uno della FIFA Infantino per lo show di apertura. Poi si gioca, il Qatar perde con l'Ecuador e molti sportivi hanno abbandonato le tribune poi dello stadio. Questo per il Corriere della Sera. Vediamo La Nazione adesso, la cronaca nazionale della Nazione. In manovra 1 miliardo per le famiglie, il taglio del cuneo fiscale sale al 3% per i redditi bassi, l'assegno unico raddoppia a 200 euro per chi ha 4 o più figli. Sangalli della Confcommercio chiede aiuti per il caro gas. Dalla Lega l'idea di un bonus di 20.000 euro per le nozze in chiesa, ma il governo dice di no. Poi qui a centropagina, al via i mondiali in Qatar, ancora una volta senza l'Italia, Italia che fra l'altro è stata sconfitta nella partita amichevole giocata contro l'Austria, lo show e le promesse di più diritti, padroni di casa subito KO. La festa degli altri è il titolo della Nazione, tifosi del Qatar durante la partita contro l'Ecuador. Poi vengono anticipate in prima pagina alcune notizie riprese anche all'interno in cronaca di Arezzo. Città di Natale, grandi numeri, 70.000 in una domenica, perché sono stati in effetti dei numeri più che soddisfacenti per questo debutto della città del Natale, questa edizione, un'edizione che in fondo torna gradualmente alla normalità dopo le difficoltà degli anni scorsi imposti dalla pandemia. Ladro in chiesa, un turista lo fotografa, un fatto di cronaca in verità piuttosto curioso che viene poi ripreso e approfondito all'interno. Vediamo il primo servizio di questa edizione della nostra edicola rassegna stampa. Parliamo dei ristori per gli alberi di Natale di Montemignaio. Il fatto, la questione è approdata in regione. La siccità di quest'estate ha creato grosse problematiche alle aziende che coltivano gli abeti.
Proprio per questo il consigliere regionale della Lega Marco Casucci aveva redatto una mozione dove chiedeva che la Giunta prevedesse la possibilità di concedere ristori immediati a compensazione dei danni subiti. Mozione che però è stata bocciata in commissione. La produzione degli alberi di Natale costituisce una eccellenza in Casentino. Quest'estate il settore ha purtroppo subito dei danni ingenti a causa della siccità. Per questo ho presentato una mozione per chiedere aiuti immediati a favore dei produttori. Il mio atto è stato bocciato in modo pregiudiziale dalla maggioranza di centrosinistra, ma visto che non ci interessano le polemiche e che ci è stato risposto che qualcosa si starebbe facendo, chiedo espressamente che cosa la Regione Toscana sta attuando di politica in questo settore e lo chiedo con forza. Queste sono le valutazioni del vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. Vediamo la cronaca di Arezzo della Nazione adesso. Assalto ai diamanti con un ostaggio, questa fotografia che documenta, testimonia quanto è accaduto ai danni della nota azienda Orafa di Arezzo specializzata nei diamanti. Come detto, le notizie sono ancora frammentarie, necessitano di oggettivi riscontri da parte della squadra mobile e ne sapremo di più nelle prossime ore con tutti gli aggiornamenti. Natale la domenica dei 70.000, Natale la domenica dei 70.000 perché come detto c'è stata una grande partecipazione di pubblico al primo fine settimana di Arezzo Città del Natale. Muro di folla in tutto il centro, Piazza Grande chiusa a tratti per la ressa, un weekend da 80.000. E poi ancora vi do 10 euro e vado in bagno, quali i disagi dietro gli eventi, vale a dire quali sono i disagi soprattutto. I disagi sono riferiti alla mancanza per esempio in alcune zone della città di adeguati servizi e di conseguenza alle difficoltà che devono anche sopportare coloro che vengono in città magari anche provvisoriamente per partecipare, per assistere a queste manifestazioni. Come difendersi dalle telefonate degli scocciatori è una sorta di guida utile che la Nazione mette a disposizione dei consumatori, degli utenti. Basta la sanità all'esterno, protesta CISL prima del forum, il Forum Risk Management in Sanità che inizierà domani ad Arezzo. Vediamo altre notizie qui all'interno della Nazione. Natale, l'assalto dei 70.000, chiusure di Piazza Grande per la folla, il debutto della città in festa, il racconto, ci sono anche alcune testimonianze. Il taglio del nastro ritrovato avanti tutta al Prato, perché l'inaugurazione è avvenuta nei giardini del Prato. Parcheggi esauriti, traffico al rallentatore, ecco 10 euro, mi fate usare il bagno. Ecco, questi sono i problemi che, come detto, sono emersi nel corso di questo primo fine settimana. Il centro stramazza sotto gli arrivi, i servizi ci sono, ma alcuni, come via Bicchieraia, non segnalati e i più si rivolgono ai locali. Proseguiamo ancora con la Nazione, ruba in chiesa un turista fotografa e il ladro, lo vede scassinare il bussolotto delle candele a San Domenico e lo riprende, passa l'immagine alla polizia, ora è sulle sue tracce. Un furto davanti a un testimone che ha immortalato praticamente il ladro che stava compiendo appunto la sottrazione, il furto di, immaginiamo, offerte dalle cassette nella chiesa di San Domenico. Calciatore morto, l'ora delle lacrime, il padre non ci avete lasciato soli, l'addio a un ragazzo di 16 anni, emozione in ospedale intorno al feretro di Usama, tutti i suoi compagni in cerchio con le divise sociali, il dolore del padre e la vicinanza della scuola e della stessa società sportiva. E ora la partenza per il Marocco sarà riportato nella sua terra. Allo stadio di Arezzo uno striscione per Claudio, detti sei con noi dopo la tragedia di Claudio, deceduto in un incidente stradale a Terontola. Gli amici ancora sotto shock lo ricordano, lo hanno ricordato con questo striscione. Andiamo ancora avanti con la cronaca di Arezzo. Sanità, protesta della CISL, no ai servizi in appalto, Galassia Salute, i problemi e le risposte, manifestazione contro la regione al Palaffari, dove si apre il Forum Risk, il vice sindaco Tanti afferma, confronto aperto su un modello che non convince, vale a dire ci sono delle polemiche sulla organizzazione della sanità e il vice sindaco di Arezzo ribadisce un po' anche la posizione sua e quella delle amministrazioni locali.
Turismo, 7 comuni abbattono i campanili e fanno squadra, è il progetto Valtiberina presentato da Fondazione Arezzo in Tour, prima tappa verso la candidatura a capitale della cultura 2026 e questa crediamo sia una notizia molto positiva che in fondo può rappresentare anche un modo nuovo, diverso, collaborativo direi, di promuovere il territorio in ambito nazionale e internazionale. Veniamo al prossimo servizio filmato di questa edizione dell'Edicola Rassegna Stampa e andiamo adesso a San Giovanni Valdarno. Il viaggio di Vicky Pedro al secolo Pietro Resta in terra aretina ha fatto tappa a San Giovanni Valdarno. Vicky Pedro in trasferta in terra aretina. Mia. Terra nemica, ancora non parlate così, ancora parlate fiorentino. Poi dopo un po'. Cambia st'accento e diventa un pochino umbro, però ormai mi sono abituato, dopo 3 settimane a Arezzo, sto raccontando un po' tutti i territori, ormai ho preso proprio l'accento aretino, a volte mi dicono Madonna, ma come tu lo fate l'aretino? Ma nemmeno noi proprio, quindi ormai mi sono ambientato e sono veramente molto felice di essere qua, una delle prime volte che vengo a San Giovanni, quindi non vedo l'ora di raccontare questo meraviglioso borgo. San Giovanni però è una terra fiorentina, via. Sì, diciamo di sì, anche perché comunque il suo cittadino più importante ha lavorato tanto a Firenze, Masaccio, ha lasciato opere inestimabili, è stato uno dei più grandi pittori del Rinascimento, il primo, quello che ha insegnato a tutti, come raccontava Vasari, quindi insomma il legame tra Firenze e San Giovanni è forte. Vedo anche un Marzocco lì, quindi insomma il legame è molto forte. Che cosa racconterai in questo tuo tour? Allora, racconterò un po' di San Giovanni, un po' della sua storia, ma cercherò di focalizzarmi su questa mostra molto importante che riguarda appunto Masaccio, ma anche il Beato Angelico, che appunto anche lui a Firenze ha lasciato molto, quindi insomma cercherò di raccontare tutto quello che è la mostra. Hai intenzione di proseguire il tuo viaggio in terra di Valdarno oppure ti fermi qui? No, il viaggio durerà ancora, farò un po' di Valdarno, Valtiberina, girerò un po' per il Casentino, quindi ancora tornerò a Firenze verso metà dicembre, quindi ancora il percorso è lungo. Per Vicky Pedro poi un piacevole fuori programma, l'esibizione del gruppo storico sangiovannese I Ragazzi di Arnolfo. Bene, torniamo allora insieme a leggere lo sport adesso della Nazione, pubblicato sulla Nazione. Campionati del mondo, mondiali al via, l'inclusione diventa show, cerimonia inaugurale. Il Qatar unisce il mondo anche nelle proteste, a Parigi i manifestanti si fingono morti per ricordare i caduti nei cantieri, commemorati in chiesa a Utrecht e un comico sfida Beckham. Ancora altre notizie, ovviamente il calcio di casa nostra, povera Italia è una figuraccia mondiale, poca voglia, un test inutile mentre le altre nazioni sognano in Qatar, perdiamo 2-0 l'amichevole contro l'Austria a Vienna. Poi il calcio mercato, idee e suggestioni è già mercato e quindi l'Arezzo. Arezzo da brividi, Castiga e Grosseto, Bianchi e Bramante un tandem gol. Indiani abbiamo tenuto bene anche in 10. Il tecnico amaranto Paolo Indiani sorride in fondo per il ritorno alla vittoria della squadra amaranto, ma si rammarica per le occasioni sprecate ed elogia il carattere dei suoi per un'altra partita finita con un uomo in meno. Vediamo. Mister, sono tornati tre punti al Comunale Città di Arezzo, una vittoria che nel primo tempo poteva essere una vittoria roboante, nella ripresa poi si è un po' complicata la sfida. Sì, andava chiusa il primo tempo... Due gol sono, come al solito, sono una miseria per quello che avevamo fatto. Il primo tempo doveva essere largo, vittoria larga, chiusa. Poi è chiaro, il calcio è questo, prende un gol su palla ferma in maniera inopinabile e poi subito dopo si rimane in inferiorità numerica. È una costante, va quando giochiamo in casa, forse perché se facciamo 11-11 è troppo facile, deve essere questo. Però squadra bellissima, squadra. Anche l'inferiorità numerica, abbiamo continuato a giocare noi, credo di non aver rischiato nemmeno una volta di prendere il pari. E bene, dai, ragazzi bravi, ma cioè è l'ennesima, la dodicesima prestazione bella. Mister, la squadra ha dimostrato nuovamente, se già non l'avesse fatto nelle settimane precedenti, carattere rimanendo in 10 e riuscendo in questo caso a mantenere il risultato fino alla fine. L'altra volta l'abbiamo ripresa addirittura in 10, stavolta l'abbiamo mantenuto molto bene, direi. Dai, i ragazzi sono stati bravi, ma ripetiamo sempre le stesse cose.
primo tempo doveva essere troppo più largo. Se il primo tempo è più largo il punteggio, poi anche se ti succede le cose, ti succede, perché nel calcio può succedere, vai via tranquillo lo stesso. Invece il semplice vantaggio, stai un po' in tensione, però ripeto, i ragazzi sono stati forse, no, bravi sia quando erano 11 e ancora più bravi se sono stati in 10. Questo è il giudizio di Indiani, che fotografa la partita giocata ieri dall'Arezzo contro il Grosseto. Vediamo le altre notizie. Montevarchi ribalta la Cabala Imola, due reti firmate Bertola e Alagna, mentre San Giovannese sbiadita il Ghiviborgo espugna il Fedini e vince 1-0. Terranuova trasferta mare a Senze Pesanti, tra i marcatori c'è anche l'ex Amaranto Marchi, perché esce sconfitto il Terranuova da Civita Castellana. Vediamo il Corriere di Arezzo adesso. Città del Natale partenza con il pienone, decine di pullman, 250 camper e parcheggi esauriti al Mecenate e alla Cadorna, numeri record per la prima domenica. Degrado in Piazza del Popolo, chieste telecamere per questo ammasso soprattutto di rifiuti che non sono stati smaltiti e che perdurano ormai da qualche tempo anche nella zona. In Piazza del Popolo continui esempi di poca civiltà, scrive il Corriere di Arezzo, perché il fatto si ripete. Da Castiglion Fiorentino, svaligiata casa di un assessore, era uscito per una cerimonia. Raid a Castiglion Fiorentino, presa di mira l'abitazione di Massimiliano Lachi, stava partecipando alla premiazione di Cesara Buonamici. Poi ancora all'interno vediamo quali sono i principali argomenti oggetto di trattazione. Città del Natale già al top, c'è anche il patrocinio del Ministero del Turismo e questo in fondo è un ulteriore riconoscimento a questa manifestazione che, come detto, ha assunto un rilievo di carattere sicuramente nazionale. Rifiuti necessari e più telecamere contro gli incivili, l'appello del consigliere Mary Cornacchini, dito puntato sulla situazione in Piazza del Popolo e in Piazza della Badia. Sono episodi ricorrenti, purtroppo. Ladri svaligiano casa dell'assessore, era fuori per una cerimonia, presa di mira l'abitazione di Massimiliano Lachi, scrive qui il Corriere di Arezzo. A Terranuova lo sport ha il suo nuovo palageo, inaugurato l'impianto sportivo vicino al polo scolastico, investimento da 450.000 euro. E poi qui in questo riquadro a Cesara Buonamici il San Michele d'Oro se l'è aggiudicato, il San Michele d'Oro, prestigioso riconoscimento assegnato a Castiglion Fiorentino. Vediamo anche lo sport, l'Arezzo in 10 si prende il derby con il Grosseto, vince 2-1. San Giovannese beffata nel recupero dal Ghiviborgo, era una partita che avrebbe potuto tranquillamente finire in pareggio, e giornata sfortunata per i locali, anzi semmai era la San Giovannese a dover recriminare qualcosa, fatto sta che ne è uscita questa sconfitta proprio nei minuti conclusivi. Trasferta amara per il Terranuova Traiana, sconfitto 2-0 sul campo del Flaminia Civita Castellana. Era una partita sicuramente difficile per il Terranuova. L'Aquila vola alto e vince. Bertola e Alagna protagonisti contro l'Imolese, diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Padroni di casa pericolosi soltanto nel primo tempo, poi i rossoblù hanno avuto la meglio e si sono imposti per 2-0 tra la generale soddisfazione della dirigenza e dello staff tecnico, con il tecnico e il vice allenatore Bencivenni. Questi tre punti ci volevano, adesso si riparte sperando nei prossimi incontri. Castiglionese riagguantata nel finale dal Pontassieve, la partita finisce quindi in parità. Un Foiano coriaceo resta in 10 e riesce a recuperare lo svantaggio contro il Firenze Ovest. Impresa del Sansepolcro al Buitoni, vince con la Nestor e riconquista la vetta della classifica, quindi grande soddisfazione anche in casa del Sansepolcro. Per la Baldaccio Bruni invece solo un pari in casa del Prato 2000, la partita è stata giocata sabato in anticipo. Vediamo la Repubblica adesso. Manovra indietro tutta, piuttosto critico il titolo di Repubblica verso la manovra economica del governo, governo diviso, scrive il quotidiano. Oggi l'esecutivo esamina la legge di bilancio da 32 miliardi, ma nella maggioranza è scontro sulle poche misure possibili. In forza lo stop sull'IVA, pane, latte e pasta, all'IVA su pane, latte e pasta. Salta la flat tax di Fratelli d'Italia, scintille tra Meloni e la ministra Calderone. Quindi ci sono anche degli aspetti contraddittori, direi la presa di posizione del PD, Bonaccini sfida le correnti, in gioco c'è la vita del partito. Questa è una riflessione sulla situazione interna al momento del PD.
Possiamo terminare qui quindi questa edizione dell'Edicola Rassegna Stampa. Grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.